Un minuto con Padre Pio dalla cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini di Foggia, Sant'Anna, un luogo che tra queste mura ha accolto Padre Pio nel 1916. Tra qualche giorno vi racconteremo anche qualcosa di speciale che è accaduto in questa chiesa proprio con Padre Pio da Pietrelcina. Ma oggi riflettiamo insieme e ricordiamo questa giornata, perché il 5 maggio era l'onomastico di Padre Pio. Il suo regalo più grande è stata la casa sollievo della sofferenza, la pupilla dei suoi occhi, così come la definiva spesso. Oggi, nel 1956, venne inaugurata la casa sollievo della sofferenza. Alla messa, presieduta dal fondatore, partecipò una folla di 15.000 persone, tra cui numerose autorità religiose, civili, militari. La chiesa era rappresentata dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Lercaro, ma padre Benigno da Sant'Ilario Milanese, il ministro generale dei frati minori cappuccini, lesse anche un telegramma giunto dalla Santa Sede con la benedizione apostolica del Papa Pio XII. Per lo Stato italiano erano presenti il presidente del Senato, Cesare Merzagora, e il ministro delle Poste, Giovanni Braschi. Dopo l'intervento del cardinale Lercaro, improntato sulla carità come segno della presenza di Dio, Padre Pio tiene un discorso memorabile. Noi non vogliamo togliere un attimo di più a queste straordinarie e bellissime parole di Padre Pio. La casa sollievo della sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. È stato deposto nella terra un seme che gli riscalderà con i seraggi d'amore. Una nuova milizia fatta di rinunzia ed amore sta per sorgere a gloria di Dio e a conforto di anima e dei corpi in verde. Non ci private del vostro aiuto. Collaborate a questo apostolato di sollievo della sofferenza umana. E la carità divina, che non conosce limiti e che è luce stessa di Dio e della vita eterna, accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù ci ha fatti eredi sulla croce. Quest'opera che voi oggi vedete è all'inizio della sua vita. Ma per poter crescere e diventare adulta, questa creatura ha bisogno di alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità affinché non perisca di inedia e divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche insieme ordine ascetico di francescanesimo e militante.